Salve a tutti amici, sono Nikron e benvenuti in questo nuovo episodio di Victoria 2 Hearts of Darkness con l'impero del Giappone. Ragazzi, è scoppiata la Grande Guerra, molto in anticipo. Dopo varie peripezie, abbiamo visto che il punteggio di guerra si è ristabilito. In Europa la Germania è riuscita a sfondare la linea Maginot e adesso si avvicina verso la capitale Parigi. Dall'altro fronte, sta cercando in tutti i modi di coprire e arrivare verso San Pietroburgo, e noi invece, ovviamente, l'obiettivo di guerra era quello di dare l'opportunità alla Romania di ottenere la Transilvania come pegno di guerra da parte dell'Ungheria, però ancora quell'obiettivo è parecchio distante. Mentre noi, dopo una ritirata strategica in Corea, siamo riusciti pian pianino a riconquistare e riliberare la Corea dall'invasore infame dei cinesi che ci hanno attaccato ingiustamente durante la nostra enfasi di guerra contro l'impero russo e di conseguenza ci siamo ritrovati indifesi. Ma poi siamo riusciti pian pianino a sfondare il perimetro, diciamo anche di sconfinare nei territori della Manciuria, e in più, anche se abbiamo ottenuto molta infamia, abbiamo richiesto la Manciuria, e finalmente la Manciuria è nelle nostre mani. Dopodiché ho deciso di inviare le nostre truppe in qualità industriale verso i territori della Siberia russa e iniziare altre conquiste. Dopo questo piccolo riassunto, ragazzi, vi dico che non dobbiamo perdere tempo. Più possiamo sfondare nei territori russi, meglio è. Questa flotta dovrebbe permetterci finalmente di liberare la provincia di Incheon dai ribelli che stanno provando a impossessarsene. Noi anche qui, altro infame, i Guangxi, ci hanno costretti a fare una ritirata strategica nei territori dell'isola di Formosa. Fortuna che avevo realizzato una flotta alternativa per appunto contrastare l'eventualità, scusate, di una fuga dai territori della Cina meridionale. Io ho perso le alleanze con la gran parte dei miei sudditi nella sfera, perché praticamente sono ribellati. Hanno rinunciato alla mia sfera, invece di accettare, mi hanno girato le spalle. Ora che possiamo sfondare, vediamo un po' come si metteranno le cose. Noi perdiamo un sacco di soldi e quindi siamo costretti a tagliare la spesa, ragazzi, di netto, accumulare più soldi possibili per ripagare il nostro pesante debito. Speriamo di riprenderci presto da questa situazione. Dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo, ragazzi. Non vorrei che di trovare ingenti truppe russe a fronteggiarci. Allora, mi piace il lavoro che stanno facendo i tedeschi, nostro alleato. Tagliamo un po' i rifornimenti, dai.
come vedete il territorio è abbastanza libero e vastissimo poi da gestire. Andiamo a riconquistare i nostri territori. Dov'è la loro capitale? Non si vede la capitale. Beijing è lì. Loro dove ce l'hanno? Non la noto. È Nanning, è lì vicino. Io direi di sfondare subito la loro capitale. Sulle altre ricerche noi siamo parecchio indietro. Guarda dove sono sbucati quelli lì. Mi sbucano alle spalle. Posso andare dietro loro? Che mi sbucano alle spalle? Ma non esistono truppe russe nella zona. Parigi è caduta, mano tedesca. Come va la guerra? 38%. Noi abbiamo un punteggio di 38, il valore dell'offerta è 36. Vogliamo diventare ancora più infami, vero? Quindi io non so, ho già chiesto alla Russia Transbaikal, ma ti chiederò. Chiedere la Kamkacia oppure l'Okhotsk. Alla Russia. Qui c'è stato. Okhotsk. Atti 3 di infamia. Sì, me li voglio beccare tutti. Sì, la Russia deve pagare tutti gli affronti precedenti che ha permesso tutte le loro rivendicazioni, devono pagarla. Vabbè, vediamo che con loro riesco a chiudere questa disputa. Pace bianca.
per una volta l'accetto io di un gran cuore, volentieri. Mi tolgo un nemico dalle scatole. Sono arrivati i bunger. E allora andiamo a ripagare il debito, che ancora è elevatissimo, ragazzi. Siamo ingordi di potere, ragazzi. Per 43% l'offerta è diventata di... Vabbè, non posso più chiedere altro, eh. Sarebbe troppo, no? O forse no. Ma i gran batte della Russia asiatica è sotto il mio controllo. Continuiamo a sdebitarci. Perché noi eravamo a potenziare fino a qui. Addirittura qua abbiamo forti di livello 2. Si erano finiti i soldini, ricordo. Ricordo bene che i soldini erano finiti. Sono territori senza difese, quindi è facile da conquistare, guardate, è immensa. Fortuna che la flotta è lì per andare a sedare i ribelli coreani. E così conclude il video, ragazzi. Spero sia stato di vostro gradimento. Se è così, dimostratelo con un like, un commento, condividendo il video sui social ed ovviamente iscrivendovi al canale. Vi lascio ad altri miei video. Ci vediamo alla prossima!